Grazie Verdi, dai, ci siamo un po' ripresi comunque. Tiriamo avanti, dai, qui c'è Pastoide che gira col coltello armato. Ho capito, vabbè. E noi niente, noi stiamo bene, come sai. E l'unico problema sono questi viaggi brevi, Voltri ci dà delle bastonate perché il viaggio è breve, arriviamo subito. Per fortuna ieri siamo arrivati alle 21.30 e poi siamo entrati alle 4, quindi un paio d'ore di riposo, per me il primo ci sono state. Forse per il comandante meno, dipende sempre da che guardia fai, da come si mette la situazione. Comunque Voltri è una menata, cambia. Sì, anche noi, l'ultima volta che noi abbiamo fatto Voltri, siamo arrivati alle 6, abbiamo andato a fondo, poi siamo entrati intorno alle 11, era menata. Commisso cosa dice? Non gli ha detto ancora niente per lo sbarco, sta sempre a bordo. Commisso il prossimo viaggio dovrebbe sbarcare, viene qui Giacomazzi. Almeno questi sono le ultime voci, cambi. Ho capito, allora Giacomazzi viene a bordo, ho capito. E niente, noi qua, va bene. Io anch'io rientro a stessa, arrivato il Telex, dovrei sbarcare e fare un paio di viaggi a casa, io non lo so. Mi ha detto che dovrei ritornare in ufficio, così mi ha detto. Però poi dovrei venire qua, adesso guardiamo, dovrei poi venire a sostituire alla fine di questo mese qua a Marcello, cambia. Ho capito. Ah, quindi vai di nuovo in ufficio per un po' e poi ritorni sulla Sirocco. E niente, io non lo so ora qui per noi il periodo con me. Se riescono a farci fare 3 mesi oppure se ci faranno fare di più. Mi ha detto Tessoni che a 3 mesi qualcosa dovrei andare a casa. Ora vediamo un po'. Ho capito. Niente, qua al Vicioli non ti ha detto niente, sua moglie ha partorito, non sa niente. No, non so niente, non so neanche che doveva partorire, non so dire niente, Cam. Ho capito. Carletto l'hai mica visto lì in ufficio, Rolla? No, Rolla non l'ho visto, so che l'unica cosa che mi ha detto il comandante Tessoni che appunto non è ancora pronto, che è ancora... insomma deve stare ancora in cura, non so esattamente ora quando finisce o se ha già finito, cambia. Ah, ho capito. Va bene, dai, niente, ho detto richiamo un po', sentiamo un po' quasi come sono le ultime news qua. E niente, qua aspettiamo, speriamo che ci facciano entrare stasera. Noi ci abbiamo da scaricare 200 contenitori, qui poi ci avremo da fare il pieno dei vuoti. Ho capito, ma com'è? Siete lontani dalla costa o siete vicini? No, ci sei mai stato o sei qui a Algeri? Negativo, non ci sono mai stato ad Algeri, sono stato in altri porti dell'Algeria, sono stato ad Arze, a Skikda, ma lì ad Algeri mai, cambia. Sì, è tipo una baia tipo quella di Tunisi, dai, è un po' più grossa, però si vede, noi siamo un paio di miglia dall'entrata, dai, si vede la costa, è una baia, e ci sono tutte le navi qui alla fonda. E dietro c'è una nave dalla Stargazzo, visto, a caricare. C'è parecchie LPG qui che stanno aspettando di entrare. E niente, c'è anche una nave porta contenitore, il Belgica, vicino qui a noi, che era noleggiato dalla Taro, anche lui sta aspettando di entrare. E niente, siamo tutti qui a aspettare, fa un caldo. E ti ripeto, c'è questa onda che viene da nord, questa guela, capito? Molto probabilmente quella lì del leone che viene giù fin qua. Capito. Mi sai dire il nome della nave della Stargaz, Cami? Guarda, dici, non la riesco a vedere, guarda, vedo che nella fiancata è arancione, c'è scritto Stargaz nella fiancata, c'è il fumaiolo verde. È arancione, non è tanto grossa, sarà una barca di 90-100 metri, dai. Ha mica la lancia, la free fall oppure le lance tradizionali? Aspetta che la guarda, mi sembra che ci abbia le lance tradizionali, aspetta un momento.
Sì, dimmi anche. Sì, è la lancia normale. C'è la lancia normale, è tutta arancione, la nave, ponte bianco, il fumaiolo verde. E c'è scritto, diciamo, al mascone, al giardinetto, anzi di popa, c'è scritto Stargast. Ho capito, forse è quella, sono quelle vecchiote dove hanno messo stranieri a bordo, ci sarà solo il comandante e il direttore italiani. Ho capito. No, se erano quelle con la Fifol, probabilmente conoscevo qualcuno, ma su quelle lì è probabile che non conosca nessuno. Va bene, Angelo, niente. Noi qui, ti ripeto, siamo tranquilli, cercate di stare bene anche voi e niente. Ci vediamo presto se tu ritorni in ufficio, cambi. Eh sì, ritorno in ufficio però, mi ha mandato ieri il telex, però non so ancora niente di preciso, adesso guardiamo. Se poi devo venire qua tra un paio di viaggi, dovrò fare anch'io almeno, no, 20 giorni a casa. Adesso guardiamo un pochettino, io non so che cosa intendeva con quel telex lì. E vedremo un pochettino come si mette la faccenda. Vabbè, a tutti i modi rimaniamo d'accordo così, Bigio. Semmai alla sera, sempre in ascolto sulla 2296, e niente, la tenete aperto che semmai parliamo un pochettino, Va bene, d'accordo. Allora io mi tengo sempre sulla 2296, d'accordo. E niente, ora non sarebbe meglio stare sulla 8252? Sì, di giorno siamo sulla 852, di giorno, e poi alla sera alle 8 mettiamo la 2296 come al solito, Va bene, io... Così quando vogliamo fare due chiacchierette parliamo un pochettino, così sentiamo un po' le news, come evolvono, ecco, cambio. Capito, Angelo, va bene, d'accordo, io sono qui, fino alle 4 sono qui, io la tengo ora sulla 8252, cambio. Va bene, ricevuto, ok, 8252-2296. Salutoni a tutti, al limite ci risentiamo stasera, D'accordo, senz'altro, ci risentiamo, ciao. Ciao, saluti.